Ciao ragazzi, ho preparato tutti gli ingredienti per una nuova sfida con Papi. Ci sarà da divertirsi, quindi guardate il video fino alla fine. Mentre io chiamo Papi, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e mettete tanti pollici in su. Ciao ragazzi! E bentornati sul nostro canale! Marta, ma con tanto spazio questa cosa la devi dire giusto qua, davanti a me! Dai, sì. Fatti più là! E allora, cari ragazzi, oggi faremo, come mi ha detto Marta, una nuova challenge bellissima che non abbiamo mai fatto, che però io non so di cosa si tratta perché lei mi dice le cose sempre nel momento in cui mi siedo qui. Dai, dimmi il titolo! No! Hans? Hitting! Allora, io di questa cosa ho capito solamente no, quindi vuol dire che non facciamo niente! No! Allora, te la traduco! Traduci, dai! Mangiare! Mangiare mi preoccupa! Senza! Usare! Le mani! Ah, vabbè, dai, allora ragazzi, sono avvantaggiatissimo perché io sono bravissimo! Pensavo mi volevi far di nuovo mangiare cose stranissime! No, okay. Così! No, va benissimo! Io però questa volta, siccome non mi fido per niente di te, cara Marta, questa challenge la faremo con le mani legate dietro la schiena! No, assolutamente! Girati, Marta, girati! Ecco. Perché io lo so che poi inizia a imbrogliare, prendo lo scotch. Metti le mani dietro, Marta, metti le mani. No, non ho legato niente. Vedi, già stanno imbrogliando, ragazzi. Io lo so, la conosco benissimo, un'imbrogliona. Allora, ecco qui. Allora, attacchiamo le mani per bene. Oh, che non si devono staccare neanche se che ne so, con le forbici, ecco. Niente al mondo. Ok, allora, guardate qui. Perfetto, vedete? Perfetto, e adesso che le braccia sono legate, le mani sono impossibilitate a muoversi, possiamo dare inizio a questa bellissima sfida. Papi, no, aspetta, se io me le leggo le mani, le devi legare anche tu. Ma non c'è bisogno che io le leggo, Marta, tu lo sai bene che io sono, come dire, non imbroglio mai. Sì, io sono sempre imbrogli. Leggo sempre le regole. Sempre. Vabbè, ok, però c'è un problema. A me, chi le lega le mani se le ho legate a te? Io. Ah, le leghi tu. No, non puoi con le mani legate, come fai? Allora io adesso me le faccio legare dalla regia. Non ti preoccupare, okay. Ma tutti i mani... Vedo qualcosa di strano, vabbè, vengo subito! Ecco qui Marta, fatto! Ecco, vedi, legate! Perfetto, ok! Adesso possiamo andare alla prima manche! E allora, via con la prima manche! Iniziamo con l'aperitivo! Come potete vedere, qui ci sono due bicchieri di tè che dobbiamo riuscire a bere... Marta, che fai? Già inizi! Già stai imbrogliando! Dobbiamo riuscire a bere con la cannuccia. Allora, okay. Il primo che riuscirà a infilare la cannuccia all'interno di questo bicchiere, che come potete vedere è chiuso sopra, perfetto. Il primo che riuscirà a mettere la cannuccia dentro vince la sfida, la prima manche. Sei pronta? 1, 2, via! Ah, ma t'hai perso! Ce l'ho fatta, ragazzi! Come potete vedere, la prima manche è mia! Marta, non imbrogliare, vedete come imbroglia anche così! E adesso, visto che siamo 1-0 per me, ho vinto, cara Marta, mi dispiace per te, possiamo passare alla seconda manche! Dopo l'aperitivo per la prossima manche, giustamente Marta, passiamo con il primo. Anche se è un primo che io non ho mai assaggiato nella mia vita. Perché come si chiama questa cosa, Marta? Si chiamano i noddle. Quindi oggi sperimenteremo in questa challenge anche i noddle. Attenzione, abbiamo un minuto di tempo. Chi mangerà più noddle, chi finirà di prima il piatto praticamente in un minuto, vincerà la challenge, la manche, Marta, sì. Siete pronti? Allora, 1, 2, via! È passato un minuto. Allora, cari ragazzi, allora possiamo dire che comunque Marta, non imbrogliare. E comunque sono molto buoni questi noodles, la prima volta che li abbiamo mangiati. Allora, giudicate voi, secondo me il mio piatto è più vuoto, vedete? Guardate.
con le scale al zavero. Però si vede, no, che il mio piatto è più vuoto rispetto a quello, ecco, di Marta. Brava Marta, ce l'hai fatta. Guardate invece il mio, vediamo un po'. È la bocca troppo grande. Non li puoi mangiare. Oh, no, no. Sta cadendo. E quindi anche questa seconda mancia, signore e signori, me la posso giudicare, aggiudicare io. Passiamo alla prossima mancia. Per il terzo round, dopo il primo, abbiamo la frutta. Certo, e infatti qui abbiamo una bellissima mela. E anche in questo caso, in un minuto, chi mangerà più mela, quello vince la mancia, ovviamente. Sei pronta, Marta? Sì. Uno, due, via! Via! Ok, un minuto è passato. Allora, questa è la mia mela. Ok. E quella invece è la mela di Marta. E quindi Marta, mi dispiace per te, anche se c'hai la bocca piena di mela, possiamo dire che hai perso anche questa? Dillo tu con la bocca piena. No. Questa cosa hai perso, Marta, questa? È tutto la sfida. E allora, possiamo dire che siamo 3-0 per me, ma la sfida è ancora lunghissima, perché ci sono altri 150 miliardi di cose da mangiare. Siamo pronti per andare alla prossima manche. Per questa manche, dopo che abbiamo mangiato tutte queste cose, è il momento di bere, cara Marta, perché veramente io sono, a parte che sono gonfissimo, ho mangiato davvero troppo, ma mi è venuta anche una sete incredibile, perché ovviamente dopo tutte queste cose bisogna bere. Bene. E allora ecco la nostra bella scodella piena d'acqua. Contiamo, no, non contiamo, ma abbiamo sempre un minuto di tempo. Chi beve più acqua, quello vince. Se pronto, okay. Vince la sfida, la mancia, scusate, beh. E va bene, uno, due, via! Via! Non c'è nulla testa! Non male, male, vedo stare lì come! Finito! Sono riuscito a berla tutto. Marta, ho vinto, è inutile che fai così. Ho trovato un sistema bellissimo per riuscire a bere. Marta, hai perso anche questa mancia. Sono troppo più forte di te. Ora però, Marta, sai che è successo? Che c'ho? Qua tutto che mi gronda, c'ho acqua da tutte le parti. Aspetta, non fa niente. Non ci serve, che fai? Ti scrolli, fermati. Allora, io direi a questo punto di passare alla prossima mancia. E siamo quindi arrivati al dolce. Mamma mia, Marta, quanta panna! Cosa combineremo qui adesso? Dai, diamo il via alla manche. Ovviamente chi finisce prima, oppure in un minuto chi ne mangia di più. Siamo pronti? Uno, due, via! E buona così? Non ti voglio fare altre panna! Tempo! Mi dispiace, Marta, anche questa mancia l'hai persa, inutile, basta, Marta. Il mio piatto, come potete vedere, è pulitissimo. Lo faccio vedere, aspettate, ecco qua. No, cade, ragazzi, non ce la faccio. Marta, ho vinto, fermati. Non ho fame. No, dai, basta così. E adesso, ragazzi, visto che ho vinto anche questa mancia, dobbiamo passare alla penultima. Attenzione, perché si sta per preconfigurare un lampline. Per la prima volta nella storia posso vincere una challenge. Ce la posso fare. È incredibile. Marta, basta. Basta così. Siamo pronti. Passiamo alla prossima manche. In questa manche dobbiamo mangiare tutti gli Smarties che stanno nel piatto. Porto dalla mente è la penultima, perché sì, davvero, Marta, io non ce la faccio più, ho la pancia che mi scoppia. No, io... Allora, vince il più veloce, quello che mangerà per prima tutti gli Smarties. Sei pronta? Sì. E allora, penultima manche, uno, due, via! Via! Mi sta mettendo nell'occhio!
Basta, ma metto lo stesso numero di smalti. Ho ingordato. Perché ti metti a prendere questo? Basta. Oh, ha finito, no! Ha vinto Marta questa mancia, non ci posso credere. Come hai fatto, Marta? A vincere. Ma poi non ho capito, non potevamo fare una mancia che ci pulivamo la bocca? Eh? C'ho tutta questa, come si chiama, panna che mi scorre da tutte le parti. E allora passiamo alla prossima mancia, e anche l'ultima. Per l'ultima sfida dobbiamo fare una cosa difficilissima. Dobbiamo costruire un sandwich. Dobbiamo costruire il sandwich. Dobbiamo preparare un bel sandwich mettendo fetta di pane, sottiletta, fetta di mortadella, maionese spalmata di maionese ovviamente e ultima fetta a finitura del sandwich, del tramezzino. Siamo pronti, Marta? Sì! Vince chi lo prepara per primo. Okay. Siamo pronti? 1, 2, via! No, non hai messo la maionese! Sì! Come hai fatto a mettere? È incredibile, ce l'ha fatta, Mario. Ragazzi! Ma è stata bravissima, Marta! Complimenti, ce l'hai fatta! Ha vinto l'ultima manche! Solo che adesso io ho perso il conto. Chi è che ha vinto questa sfida, Marta? Allora, facciamo così, ragazzi. Fate un attimo voi il conto delle vittorie delle manche. E poi alla fine scrivete che ha vinto Papi, come sempre, perché sono stato il più bravo del mondo di questa sfida, giusto? Ho fatto tutto velocemente, sono stato il più bravo, cara Marta. Sì, ma gli ultimi due l'ho vinti io. Ok, ma non c'entra niente perché io ho vinto quelli là più complicati. Questo era il più complicato. Dai, questo è vero. Allora facciamo così, cari pollicini, diteci voi chi ha vinto, chi è stato il più bravo. Date voi punteggi per ogni manche e alla fine scriveteci ovviamente nella community, perché sotto i nostri video sì. Non si possono lasciare i commenti. Venite nella community, trovate l'ultimo post e ci scrivete che Papi ha vinto la challenge. Grazie a tutti, grazie. E adesso è giunto finalmente il momento che possiamo staccarci queste mani. Ok. Ci riesco. Ti aiuto io? Dai, aiutami tu, dai. Ok. Mamma mia, non ce la faccio. Ok, finita. Ok. Mamma mia, si è bloccato tutto. Che c'è? Guarda, ma come hai fatto tu a staccare le mani? Sa, hai proprio la forza incredibile. Grazie Marta che mi hai salvato. Tanto adesso i pollicini diranno che Papi ha vinto. Grazie a tutti, no! Ragazzi. Allora, noi nel frattempo ci finiamo anche quest'ultimo tramezzino, come se non avessimo mangiato oggi. Ecco, così chiudiamo, no. E allora Marta puoi andare con i saluti finali e ci vediamo al prossimo video. Marta, vai. Allora, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e mettete tanti pollici in su. Ciao! Ciao ragazzi, ciao! E magari scriveteci anche che sfida volete vedere, perché noi ci possiamo sfidare a qualsiasi cosa, perché io sono pronto a vincere anche la prossima. Ciao!